In base al disposto dell'articolo 105,2 secondo periodo decreto legislativo 50/2016, costituiscono comunque subappalto le attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture compose in opera e in oli a caldo se sussistono, contemporaneamente entrambe le condizioni. Attività di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate in appalto, comunque di valore superiore a 100.000 euro, incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Laddove le suddette condizioni si realizzano contemporaneamente, il subcontratto è da intendersi assimilato al subappalto e dunque soggetto alla relativa disciplina che prevede la necessaria e preventiva autorizzazione nonché il computo dell'importo del subcontratto ai fini del calcolo della quota subappaltata. I soggetti affidatari dei lavori pubblici infatti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto solo previa autorizzazione della stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 105,18 del Codice dei contratti pubblici, l'ente aggiudicatore provvede al rilascio della relativa autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, senza che l'autorizzazione sia stata concessa, matura il silenzio assenso e il subappalto si intende approvato. Vediamo più da vicino due tipi di contratto di subappalto che sono forse quelli più tipici che rendono maggiormente l'idea dell'argomento che stiamo trattando. I contratti di nolo e di fornitura. Per alcune tipologie di contratti attivati nella filiera degli appalti pubblici non risulta proprio per questo agevole qualificare e distinguere la natura delle prestazioni che intercorrono tra le parti. Il tema oggetto di ampio dibattito in giurisprudenza investe direttamente le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Con riguardo ai contratti di nolo a caldo e di fornitura composa in opera, in cui l'operatore realizza un'attività produttiva in cantiere similmente al contratto di subappalto. Nel nostro ordinamento giuridico il noleggio non costituisce un contratto tipico. Tale figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile. Per consuetudine, nell'ambito dei lavori pubblici si è solito distinguere il contratto di nolo a caldo dal nolo a freddo. Il nolo a caldo, presupponendo la presenza in cantiere di un macchinario con l'operatore che lo utilizza, è sottoposto alla disciplina dei contratti assimilabili al subappalto, come abbiamo riferito prima. Diversamente, in assenza di un operatore, il noleggio a freddo garantisce la semplice disponibilità temporanea del macchinario o dell'attrezzatura, rappresentando una forma di locazione di cosa mobile, come tale non assimilabile al subappalto. In entrambi i casi, chi stipula un subcontratto di nolo, rientrando nei soggetti coinvolti nella filiera dell'appalto pubblico, è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, con conseguente obbligo di pagamento tracciabile su un conto corrente dedicato. Aspetto questo fondamentale e di primaria importanza per gli operatori di lavori pubblici. Indipendentemente dalla qualificazione contrattuale attribuita dalle parti, laddove nel contratto sia presente l'assunzione di un'obbligazione di risultato da parte del noleggiatore, che comporta l'obbligo di eseguire a regola d'arte un determinato lavoro con organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, non v'è dubbio che la causa prevalente in tale contratto sia quella dell'appalto. Quindi, per tali tipologie di contratto, diremmo, sarà applicabile la disciplina prevista per il subappalto dall'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che tali noleggi sono sempre computati nella quota di subappalto e devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante. La giurisprudenza, oltre al dato normativo di cui è l'articolo 105, per qualificare il comma 2 del codice, per qualificare il contratto e capire se sia assimilabile al subappalto, ha attribuito rilevanza alla tipologia di prestazioni rese in cantiere, tracciando la linea di confine che distingue il contratto di nolo dall'appalto.
In tale ultimo caso, quindi, l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera e a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione, il lavoro e le risorse. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario e l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nell'attività produttiva e nell'organizzazione dei lavori. Questa distinzione assume una rilevanza fondamentale, soprattutto con particolare riguardo alla responsabilità penale e civile che investe gli operatori economici impegnati nell'esecuzione del lavoro pubblico. In caso di subappalto, la normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro pone a carico dei due imprenditori coinvolti obbligo di coordinamento della loro attività al fine di organizzare e attuare le misure di prevenzione di infortuni. Quindi vediamo che anche in questo caso, come nel caso trattato precedentemente circa la sicurezza, c'è sempre di più la sensibilità da parte del legislatore di tutelare aspetti fondamentali dell'attività economica in termini di sicurezza e anche di rispetto del lavoratore. Ritornando, analogamente nell'ipotesi di noleggio a caldo, anche il noleggiatore, seppure non coinvolto direttamente nell'attività produttiva, risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. Per quanto riguarda gli aspetti civilistici, il contratto di nolo è sottoposto a un diverso regime contrattuale a seconda se il noleggiatore assuma o meno l'obbligo di compiere un risultato specifico nei confronti del committente. In particolare, il noleggiatore risponderà ex codice civile nei confronti dell'appaltatore per il mancato ottenimento del risultato, sia che dipende da ineguatezza della macchina o del manovratore, sia che dipende da carenze tecniche ed organizzative che abbiano compromesso il risultato promesso. Risponderà invece ex codice dei contratti nei confronti dell'amministrazione, che potrà agire in via diretta nei suoi confronti per far valere eventuali vizi di difformità a lui addebitabili. Se invece manca un'obbligazione di risultato o non ricorrano le condizioni previste per i contratti assimilabili al subappalto, dal contratto di nolo non deriva responsabilità diretta nei confronti dell'amministrazione, motivo per cui trovano applicazione le disposizioni del codice civile sulla locazione e di conseguenza risponderà sempre e comunque l'appaltatore, salvo azione di rivalsa nei confronti del noleggiante. Infine, il contratto di fornitura con posa in opera rappresenta un'ulteriore fattispecie per cui la giurisprudenza ritiene non sufficiente la sola valutazione delle soglie di cui è il citato articolo 105,2 del codice, dovendosi considerare anche la natura concreta delle prestazioni affidate. Si tratta di un contratto a causa mista che ha ad oggetto l'acquisto di un bene con l'annessa realizzazione di lavori di posa in opera ed installazione avente carattere accessorio. In questo senso, in tale guisa, diremmo che il criterio elaborato dalla maggioritaria giurisprudenza segue il crinale della trasformazione soggettiva del bene fornito. Quindi, secondo tale assunto, si considera integrato un'ipotesi di subappalto ogni qualvolta il bene da porre in opera viene trasformato all'interno del cantiere in un'entità diversa, con destinazione d'uso e consistenza mutate rispetto a quelle originarie. Pertanto, la differenza tra il contratto di appalto o di subappalto è quello di compravendita, che costituisce il presupposto della fornitura, e ciò si desume dalla prevalenza non solo in termini di quantità, ma soprattutto in termini di funzionalità, ovvero sia le intenzioni dei contraenti nel far prevalere la fornitura della materia oppure la prestazione relativa al lavoro per la realizzazione dell'appalto. La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno sviluppato un'ulteriore figura contrattuale atipica che risulta assimilabile alla disciplina giuridica del subappalto. Si tratta del contratto di subaffidamento,
il quale, a differenza dei contratti di noleggio, presuppone l'ingerenza diretta del subaffidatario nell'appalto con assunzione di parte delle prestazioni di competenza dell'aggiudicatario principale. Questa tipologia di subcontratto risulta molto comune nell'esecuzione dei lavori pubblici e spesso viene utilizzata come strumento di elusione alla normativa in tema di subappalto. In questo caso, oltre ai limiti previsti dall'articolo 105,2 del codice dei contratti, l'elemento che caratterizza il contratto di subaffidamento è il carattere accessorio delle prestazioni affidate al contraente, le quali risultano di supporto alle attività principali dell'appalto. Anche in tal senso, relativamente a questa particolare figura, interviene la giurisprudenza, la quale individua due criteri guida per qualificare un contratto come mero subaffidamento anziché come subappalto. Il primo di questi criteri riguarda il tenore della documentazione prodotta in gara. Questo presuppone che l'operatore economico non sia in grado di compiere autonomamente le prestazioni poste a base di gara ed esprime in via preventiva la possibilità di affidare a terzi parte del contratto di appalto. Il secondo criterio concerne la qualifica delle attività accessorie e di supporto alla prestazione principale oggetto dell'appalto, ricavabile caso per caso dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale e dal contratto di appalto. Per comprendere meglio il discorso sulla natura accessoria delle prestazioni rese dal subaffidatario, si esaminano due casi in cui la medesima prestazione viene qualificata in maniera diversa dalla giurisprudenza amministrativa. È il caso della sentenza 1603 del 2020 del Consiglio di Stato, che ha qualificato come subappalto il servizio di trasporto a discarica dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. In questo caso l'oggetto dell'appalto principale consisteva in una duplice tipologia di attività di demolizione e di trasporto in discarica dei materiali di risulta. Pertanto il trasporto a discarica rileva come prestazione che parte integrante dell'appalto e non invece come attività meramente accessoria e strumentale. Precedentemente invece il TAR Pescara, con sentenza 43 del 2018, non ha qualificato il conferimento a discarica dei rifiuti come subappalto perché trattasi di prestazioni collaterali che, seppur necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto, esulavano dalla documentazione di gara e quindi dal margine di controllo e verifica della pubblica amministrazione.